Amici di Tech Different, una buona giornata a tutti voi. Siamo qui oggi con la recensione di Adblock Web Browser per iOS. È stata rilasciata nella giornata di ieri questa applicazione che si permette di navigare in totale sicurezza perché ci permette appunto di non visualizzare gli annunci pubblicitari dei siti web e concentrarci sul contenuto di ogni sito web, appunto. Andiamo ad aprire l'applicazione che è questa l'icona. Io la sto testando su iOS 9, sulla beta, quindi può darsi che ci sia qualche rallentamento, qualche bug, in quanto deve ancora uscire in versione definitiva iOS 9. Andiamo a vedere appunto la schermata principale è questa. Abbiamo qui la cronologia, ovviamente nessuna cronologia è disponibile, e i segnalibri. Possiamo accedere a Adblock Plus o quant'altro. Qui abbiamo la barra dove possiamo inserire il nostro indirizzo, l'indirizzo dove del sito internet che vogliamo visitare, oppure cercare qualsiasi cosa. Inseriamo The Verge. Vedete la tastiera anche molto comoda perché ci permette, ci dà il punto com, gli slash qua sopra senza dover andare a cambiare la tastiera. Facciamo vai, lui va in caricamento. E vedete che è velocissimo a caricare, un browser direi molto molto performante. Ecco, io ho scelto The Verge in quanto è un sito molto molto pesante, anche il nostro è molto pesante. E qui scorrendo vediamo degli spazi bianchi come qua ad esempio, e in pratica ci blocca le pubblicità. Andiamo, ora se vogliamo metterlo nei preferiti basta premere sulla stella, lo mettiamo nei preferiti. Se vogliamo aprire un'altra pagina basta tappare su qua, vedete che l'abbiamo qui, tappiamo su più, vogliamo andare su Tech Different. Attendiamo il caricamento. Ecco, io cercando Tech Different ho avuto dei problemi in quanto mi andava in crash l'applicativo. Adesso vediamo se va bene. Certe volte va in crash, certe volte va bene. Attendiamo il collegamento, qui è un po' lungo. E vediamo che qui dove ci dovrebbero essere i banner pubblicitari c'è lo spazio bianco, come potete vedere. Se vogliamo tornare alla pagina precedente, basta tornare indietro e torniamo al pannello principale. Segnalibri. Su Segnalibri troveremo The Verge. Cronologia troveremo Tech Different e The Verge, quello che abbiamo cercato, e il pannello principale ci rimanda a questo pannellino qui. Altra cosa interessante, tappando sull'icona centrale qua in basso al centro abbiamo le impostazioni. Accediamo alle impostazioni dove abbiamo Adblock Plus on o off, possiamo attivarlo o disattivarlo. Possiamo selezionare anche il blocco degli annunci, in tutte le lingue, inglese e quant'altro. Poi più opzioni di blocco, abbiamo disabilità di tracciamento, i siti pericolosi, i bottoni dei social e i messaggi anti-Adblock. Sapete benissimo che tanti siti mostrano un pop-up che ti dicono hai Adblock attivo, disattivalo per poter visualizzare il contenuto o per rendere migliore la tua navigazione e quant'altro. Più opzioni di blocco l'abbiamo già visto, annunci accettabili, possiamo consentire alcuni annunci non invasivi, ovvero quelli che appaiono pochissimo o quelli piccolissimi. E poi la lista bianca dei siti web, ovvero di quelli a cui possiamo far vedere gli annunci. Poi abbiamo il motore di ricerca, che in questo caso io sto utilizzando DuckDuckGo, però possiamo utilizzare anche Google. E poi abbiamo i suggerimenti di ricerca URL, che in pratica ci dà dei suggerimenti e rende la ricerca ancora più veloce. Informazioni è la versione. Il browser, come possiamo vedere, è molto molto veloce. Magari vogliamo cercare iOS.
anteprima. Different, vedete da Go carica e il bello è che ci mostra in questo pannello superiore i video correlati. Noi abbiamo cercato iOS 9 anteprima Tech Different, vedete che abbiamo il video appunto correlato qui in anteprima. Poi possiamo anche fare le immagini, una volta tappato sulle immagini si propone tutte le immagini logicamente e qui sotto i link ai vari articoli. Molto molto bello esteticamente, molto semplice da utilizzare. Andiamo avanti e indietro in base a ciò che ci serve. Accesso diretto, vedete, avviso sulla privacy di YouTube, appare questo. Possiamo guardarlo qui oppure su YouTube. Guardiamo qui e lo vediamo in questo riquadro, addirittura dal browser web lo vediamo. Molto molto interessante, la grafica è semplicissima, basilare, però a me sinceramente piace molto. Adblock Plus che ci permette di navigare in totale sicurezza, come abbiamo visto dalle impostazioni. Poi qui, quando siamo in fase di ricerca o su un sito web, possiamo bloccare gli annunci per questo sito, condividere magari la ricerca o il sito web e le impostazioni. Quindi niente di più semplice. Qui andiamo a vedere che possiamo aprire più pagine possibili. Adblock Plus che è gratuito, disponibile gratuitamente per iOS, ovviamente è disponibile gratuitamente anche per Android, vedremo di fare una recensione anche per la versione Android che sarà simile a questa logicamente, però magari qualche impostazione cambia un attimino la posizione delle impostazioni. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando alla recensione completa di Adblock Web Browser per iOS sul nostro sito, continuate a seguirci, un saluto a tutti, ciao!